Buongiorno a tutti, sono Federico Bernardini del Liceo Corporato. Oggi siamo qui per parlare di quanto è successo il 28 gennaio in Piazza Arbarello durante la manifestazione studentesca. Siamo scesi in piazza, siamo andati a manifestare per la morte di uno studente di soli 18 anni in un progetto di stage, in un progetto collegato all'alternanza scuola-lavoro. Siamo scesi in piazza per chiedere maggiori sicurezze sui posti di lavoro, dove anche noi quotidianamente andiamo a fare PCTO, a fare alternanza, a fare stage, e chiedere in generale una condizione più sicura anche per le nostre scuole. Solamente questo ne volevamo chiedere. Siamo arrivati il 28 mattina trovando lo schieramento della polizia, ci siamo messi, abbiamo provato a metterci a parlare con i preposti della questura, con la Digos, per avviare una discussione e cercare di poter partire in corteo mantenendoci fermi senza cercare lo scontro, visto che la nostra intenzione era manifestare per un ragazzo che purtroppo è morto in alternanza, non per fare attacchi alla polizia, non per farci massacrare di legnate, non per qualsiasi altro motivo. Abbiamo cercato la discussione non è arrivata, non ci hanno fatto parlare, non c'è stata nessuna discussione con i preposti della questura e è arrivata a quel punto lì la prima carica, la prima di molte cariche che ci hanno visto girare per Piazza Arbarello cercando di poter uscire, cercando di poter fare il nostro corteo in tranquillità, senza cercare lo scontro, senza cercare la violenza, e ogni volta siamo stati violentemente repressi a colpi di cariche che hanno anche fatto un nutrito numero di feriti. Questa situazione qua è assolutamente inaccettabile. È inaccettabile che degli studenti dei 14-18 anni vengano repressi così perché vanno in piazza per un ragazzo che è morto. È inaccettabile che noi veniamo trattati così, nel mentre gli studenti di No Green Pass al rettorato hanno fatto un'occupazione, sono usciti, hanno fatto un corteo fino a Piazza Castello e non gli è stato detto assolutamente niente, non gli è stato impedito in nessun modo di proseguire il loro corteo. Noi non c'entriamo niente con gli studenti di No Green Pass, noi vogliamo sicurezza, sicurezza che arriva anche a livello sanitario, e per questo motivo qua ci dissociamo completamente da quelli che sono loro, che sono le loro azioni, nonostante abbiano cercato di intestarsi anche la nostra protesta. Noi con quello non c'entriamo, riteniamo assolutamente inaccettabile che venga schierata questa forza repressiva contro degli studenti che hanno chiesto sicurezza, quando anche in altre città del paese, come Catania, che è zona arancione, gli studenti sono partiti in corteo dopo aver fatto delle trattative, che era esattamente la nostra intenzione, fare delle trattative e poter finalmente manifestare per un ragazzo, per chiedere sicurezza, perché di scuola e di lavoro non si può più morire. Adesso lascerei anche un attimo la parola ai ragazzi che sono stati feriti, altri ragazzi che sono stati protagonisti della costruzione di questo momento della piazza del 28. Allora, noi siamo scesi il 28 per portare una critica verso questa società, verso questa scuola, che appunto ci sono ancora morti sul lavoro perché è morto un ragazzo di 18 anni, e noi volevamo manifestare, fare un corteo per portare una nostra critica, e noi quando siamo arrivati in Piazza Barella abbiamo trovato la militarizzazione della piazza. Abbiamo provato anche a discutere con la Digos per cercare di fare un corteo fino al MIUR, ma non ci è stato concesso, è appunto arrivata la prima carica e poi ci sono state altre cariche e sempre più violenza, e ci sono stati anche dei feriti, e questa violenza noi non l'accettiamo perché eravamo studenti di 15 anni, dai 14 ai 18, è stata una violenza inaudita. Non è giusto che degli studenti che scendono in piazza per un ragazzo che è morto di scuola lavoro, 18enne, non possano fare un corteo, no, è inaccettabile. E inoltre la Digos, che è la polizia, che dice che gli studenti sono stati i primi ad attaccare la polizia, non mi sembra assolutamente giusto, e lo trovo inaccettabile. Ora passerei la parola. Io sono uno studente delle scuole superiori, sono Dimitri, vengo dal Cattaneo. Quella mattina appunto noi studenti siamo scesi in piazza per la morte di Lorenzo e per l'alternanza scuola-lavoro.
non siamo assolutamente scesi in piazza per attaccare le forze dell'ordine o qualsiasi altra cosa che c'è stato di cui siamo stati accusati. Gli studenti volevano solamente poter manifestare liberamente per la città. Si è provato ad instaurare anche una trattativa appunto con la Digos per poter manifestare liberamente. Questo dialogo non è arrivato e anzi si vede benissimo dai video qual è stata la risposta. Altra cosa, appunto come è stato detto prima, gli studenti volevano solamente manifestare liberamente. Ci sono i gruppi Novax che occupano il rettorato, che fanno cortei non autorizzati, che stanno tutti ammassati senza mascherina in piazza e non viene preso alcun provvedimento, mentre gli studenti che scendono in piazza appunto per parlare della morte di un loro coetaneo e dell'alternanza scuola-lavoro si ritrovino questa risposta in piazza. Noi venerdì scenderemo nuovamente in piazza sulle stesse posizioni per cui siamo scesi venerdì, quindi per la morte dello studente di Lorenzo e per l'alternanza scuola-lavoro. Vogliamo che ci sia un dialogo da parte della questura per la piazza di venerdì, in quanto garantiamo un numero di vaccinati molto alto in piazza, appunto essendo studenti, garantiamo un'organizzazione per riuscire a mantenere il distanziamento, l'utilizzo della mascherina e quindi anche andare a tutelare la salute degli studenti in piazza. L'unica cosa è che gli studenti appunto vogliono poter manifestare liberamente in giro per la propria città. Ieri il sindaco ha anche fatto nella seduta comunale ha fatto delle dichiarazioni dicendo che non vuole vedere manganelli volare in giro per la città. Noi vogliamo che arrivino i fatti da parte del sindaco e appunto chiediamo che vengano immediatamente interrotte tutte le repressioni nei confronti di studenti, sia in piazza, sia durante le occupazioni, sia durante qualsiasi forma di protesta portata avanti da parte degli studenti, sia a scuola che in piazza. E vogliamo anche inoltre che appunto per la mattinata di venerdì gli studenti possano raggiungere la piazza con i mezzi completamente a titolo gratuito, quindi ci aspettiamo i fatti da parte del sindaco. Io racconto anche la mia esperienza perché sono una studentessa del liceo Gioberti e vorrei rivendicare anche lo spontaneismo studentesco che c'è stato venerdì, perché è profondamente ingiusto e sbagliato che venga detto che sono i soggetti dei centri sociali a inveire, a izzare gli studenti e le studentesse contro le forze dell'ordine, perché questa è una dichiarazione falsa. Io da studentessa del Gioberti con tante altre persone sono scesa in piazza per rivendicare l'ingiustizia della morte di un mio coetaneo e proprio per descrivere lo spontaneismo io con tanti amici e amiche avevo portato dei gessetti per poter scrivere per terra in piazza e dei cartelli in modo tale che si potesse esprimere il cordoglio e il dolore verso una persona. E nel momento in cui noi abbiamo provato ad interloquire con le forze dell'ordine per poter anche far defluire le persone senza bloccarle nella piazza e per poter quindi svolgere un corteo di cordoglio, di dolore, ci è stato vietato e ci è stata praticata violenza, siamo stati picchiati e noi ne siamo la prova fisica e psicologica. E quello che è successo in secondo luogo è che nel momento in cui noi ci siamo spostati per non essere nuovamente picchiati e picchiate e nel momento in cui ci siamo spostati in una via che chi è di Torino conosce bene, che è via Bertola, in cui vi è una pista ciclabile e degli enormi gradoni in cui si può salire in piazza Arbarello, siamo stati nuovamente picchiati e questo è inaccettabile anche per il mantenimento della sicurezza sanitaria, perché quella è una delle vie più strette di piazza Arbarello e perché reprimere gli studenti e le studentesse picchiandoli significa non preservare nemmeno la sicurezza sanitaria e nemmeno la possibilità quindi di defluire, di correre via. E quindi li si obbliga anche a subire quel tipo di violenza fisica, nonché psicologica, cioè di essere rinchiusi in un pezzo della piazza.
rinchiusi in una piazza, come è avvenuto, perché nel tentativo di utilizzare il suolo pubblico per esprimere cordoglio e dolore verso una persona, noi siamo stati chiusi dentro una piazza. Una piazza che aveva anche un parcheggio e che quindi non ci ha nemmeno permesso di poter camminare liberamente. E questa è una profonda ingiustizia. Come dicevano altri ragazzi con i quali sono stata in piazza venerdì, torneremo per un'altra manifestazione pacifica e spontanea venerdì prossimo, perché noi pensiamo che basti la morte di uno studente per esprimere dolore, e noi pensiamo che basti per esprimere il proprio dissenso, la propria opinione, che dovrebbe essere garantita in un paese democratico. Sì, poi volevamo aggiungere ancora qualcosa, nel senso che da venerdì in avanti è stato detto tanto rispetto alle violenze che tutte e tutti abbiamo potuto vedere dai video e che noi studenti e studentesse abbiamo vissuto sulla nostra pelle in quella piazza, ma credo che insomma di interessante ci sia anche altro, perché quando una manifestazione viene repressa in questo modo vuol dire che forse c'è del timore da parte delle istituzioni a far emergere quelli che sono i temi della protesta, e questa credo sia la parte più importante di tutte. Noi eravamo in piazza per Lorenzo, eravamo in piazza contro l'alternanza, e dal 2016 che scendiamo in piazza contro l'alternanza e contro un modello di scuola profondamente sfruttatore e normativo. Bene, anche quest'oggi, in questo periodo, nelle prossime settimane, siamo stati e saremo ancora nelle piazze, perché questo è un percorso che deve continuare per il nostro futuro e per il futuro di chi verrà dopo di noi. È inaccettabile che uno studente a 18 anni muoia durante la scuola, e questo è il tema. La polizia sicuramente ha avuto un comportamento inaccettabile, l'abbiamo detto, e tutti hanno potuto vedere quello che è successo, ma la cosa più importante di tutte è che comunque né in quella giornata, né oggi, né domani, nessuno studente, nessuna studentessa si è tirato indietro, perché la causa che ci ha portato in quella piazza era giusta ed è giusta tutt'oggi. Per cui, come già è stato detto, venerdì prossimo riscenderemo in piazza, perché vogliamo fare una manifestazione come volevamo farla venerdì scorso, e questo per noi è centrale, e continueremo a scendere nelle piazze per questo motivo. Non ci siamo fatti intimidire, non ci faremo intimidire. Quando le istituzioni usano contro di noi la violenza, questo riconferma semplicemente che siamo dalla parte della ragione. Abbiamo la forza di sapere che la nostra parte è quella giusta, abbiamo la forza di essere in tanti e in tante, abbiamo la determinazione di chi vuole raggiungere i propri obiettivi, di chi vuole un futuro dignitoso, per cui non ci facciamo spaventare, non ci siamo fatti spaventare. Il dato importante è che comunque venerdì nessuno se n'è andato da quella piazza, nonostante sia stato ripetutamente picchiato, sia stato minacciato, osteggiato dalle forze dell'ordine, ma le forze dell'ordine sono semplicemente ciò che si è frapposto fra noi e gli obiettivi che ci siamo posti. Non siamo scesi in piazza contro la polizia, e la polizia che è scesa in piazza contro di noi venerdì scorso, e questo deve essere chiaro. Noi stiamo continuando una mobilitazione che vogliamo che diventi permanente, perché vogliamo che i nostri obiettivi vengano raggiunti, e non ci facciamo abbindolare da parole di sindaci, di rappresentanti di PD e varie altre forze politiche, perché sappiamo che siamo solo noi a poter costruire il nostro futuro, e lo facciamo dal basso. Non crediamo a queste lacrime da coccodrillo che arrivano da tutta la politica parlamentare, perché sono i responsabili della morte di Lorenzo, e questo deve essere chiaro.
perché l'alternanza è stata una misura che ha deciso il PD e che tuttora i ministri che si sono susseguiti hanno continuato ad accettare e a rendere anzi obbligatoria negli anni, e quindi questo deve essere chiaro. Noi siamo obbligati a fare a raggiungere un monte ore di PCTO per poter fare la maturità e per poter uscire dalle superiori. Quindi questo è il dato, che ci vengono a raccontare che a Lorenzo piacesse andare in fabbrica a lavorare è qualcosa che non ci interessa. Che gli piacesse o meno, quelle ore erano obbligatorie, quelle ore le avrebbe svolte. A tanti e tanti di noi non piace fare l'alternanza, ma comunque siamo costretti, e chiunque di noi poteva essere sotto quella putrella quel giorno. Per cui questo deve essere chiaro, e deve essere chiaro anche che la nostra parte non è la stessa del PD, non è la stessa del sindaci, non è la stessa di chi si dichiara in favore dei giovani che poverini vengono picchiati. I giovani vengono picchiati in piazza perché loro hanno preso delle scelte sbagliate sulle nostre vite. Per cui venerdì continueremo questa mobilitazione e ci rivedremo in piazza. Allora, due domande. Il braccio al collo e la stampella sono il risultato delle cariche delle forze dell'ordine in Piazza Arbarello? Seconda domanda, la manifestazione di venerdì avverrà ancora in Piazza Arbarello? Allora, sì, il braccio è una conseguenza di quello che è successo venerdì, però non vogliamo che l'attenzione si focalizzi su questo. Noi vogliamo che l'attenzione si focalizzi appunto sul volere degli studenti, che è quello di riscendere in piazza, manifestare liberamente per la città e trovare cioè speriamo che ci sia un dialogo da parte della questura affinché ciò accada. Noi scenderemo in piazza appunto nuovamente venerdì alle ore 10 in piazza 18 dicembre. Grazie. Ansa. 18 dicembre, per una questione di sicurezza sanitaria e umana, perché questo va detto, è importante. Ansa, sì. Volevo chiederti, avete pensato di fare un esposto alla procura per quanto accaduto in piazza? No. Allora, a livello studentesco e umano appunto ci stiamo confrontando, mercoledì ci sarà un'altra assemblea studentesca e poi venerdì ci sarà un altro processo democratico di opinione, cioè di una manifestazione, e quindi stiamo un attimo capendo come muoverci. State valutando? Sì. Ma al momento, per una questione di solidarietà verso la lotta studentesca nazionale, non per una rivendicazione di odio contro la nostra preside, è stato occupato sì il liceo Gioberti, che garantirà però lo svolgimento delle lezioni nei primi tre piani della scuola, quindi verrà garantito il servizio pubblico, lo svolgimento delle lezioni, ma all'interno del cortile si svolgeranno delle attività culturali alternative, non solo per sostenere la lotta studentesca che vede appunto la morte di un ragazzo, ma che vede anche tante altre manifestazioni in tante altre città. Nella stessa nostra giornata c'è stata una manifestazione a Milano e a Napoli altrettanto violenta, altrettanto inquietante è stata la violenza da parte delle forze dell'ordine, altrettanto importanti erano le rivendicazioni di queste città. E quindi l'occupazione del liceo Gioberti è un'occupazione che non lede lo svolgimento delle lezioni, non lede l'importanza, diciamo, culturale della scuola, ma propone un processo anche educativo e formativo alternativo, che in questo momento, diceva prima la compagna, che evidentemente in questo momento l'alternanza scuola-lavoro non propone, perché è evidente che l'alternanza scuola-lavoro o il PCTO in questo momento storico non sia una formazione culturale ed educativa alternativa, ma sia lo svolgimento di mansioni lavorative all'interno di un percorso scolastico, che è un controsenso a mio avviso, perché conoscere il mondo del lavoro non significa svolgere mansioni lavorative gratuitamente all'interno di aziende, all'interno di enti che non sono selezionati con un processo etico a livello nazionale. E quindi l'occupazione di Gioberti è la rappresentazione di un progetto alternativo di scuola. Ragazzi, ma venerdì proverete a fare il corteo, la situazione alla questura sono un po' più chiari, anche il giorno dopo
partecipato a quella manifestazione in piazza Castello, no? Se li hanno fatto infilare, poi è passato venerdì per fare una manifestazione in forma statica o per ripartire. È una manifestazione, è una cosa che stiamo riflettendo, ma non c'è una forma prestabilita di espressione del nostro cordoglio che noi selezioniamo. È una manifestazione. La questione importante non è tanto in che forma noi andremo. Noi vogliamo andare a manifestare per la morte di uno studente. Noi vogliamo andare in piazza e sulle vie per dire che non si può più morire di alternanza scuola-lavoro. Non andiamo in piazza per farci picchiare o per cercare lo scontro. Questo è quello che va scritto perché è quello che effettivamente è. Non cerchiamo di farci menare in nessun modo, nessuna intenzione di rivedere tutte quelle cariche, noi vogliamo solamente manifestare per un ragazzo che, ripeto, è morto in alternanza perché non deve succedere mai più. E questa scuola che è stata occupata non è una scuola occupata, questa è la prima scuola occupata. E noi faremo di tutto perché questo febbraio, perché questa primavera, se già non lo è, sia il febbraio caldo e la primavera calda degli studenti, perché ci siamo rotti le palle di un'istituzione che non ci ascolta e che ci lascia andare a morire in alternanza scuola-lavoro, e che quando ci permettiamo di andare in piazza con cordoglio per ricordare una vita che non c'è più, per ricordare un ragazzo che non tornerà più a casa dei suoi genitori e per chiedere più sicurezza, ci schiera davanti Celere che ci carica e ci massacra.